I bambini di oggi saranno gli automobilisti di domani, ma anche i pedoni, i ciclisti. E allora una piccola clip per far vedere come nasce questa consapevolezza fin da piccoli. Vediamo. A destra, guardo a sinistra e poi passo. Allora, che vuol dire muoversi con intelligenza? Lo chiediamo a Gianmarco Sardi, psicologo della Società Italiana di Psicologia Viaria, che ha curato il progetto Muoversi con Intelligenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Allora. Beh, significa compiere le scelte giuste evitando di ripetere gli errori. I bambini molto spesso vengono solo ed esclusivamente considerati come futuri conducenti di auto e di moto. In realtà sono attuali pedoni, attuali ciclisti, e si spera che anche in futuro siano futuri pedoni, futuri ciclisti, oltre a essere futuri responsabili conducenti. Ecco, voi avete elaborato, stiamo guardando le immagini deliziose di questi bambini, questo kit sulla sicurezza, un caschetto, un cappello, oggetti che rilanciano molto la visibilità. Infatti, all'interno del progetto Sicuri per scelta, muoversi con intelligenza, fortemente voluto dalla Fondazione Cassa del Risparmio di Cuneo, troviamo un denominatore comune, che è l'alta visibilità. Molto spesso noi diciamo ai bambini: fai attenzione, guarda, ma non basta guardare, bisogna anche essere visti. Questo è il messaggio principale, vedere ed essere visti. Perché avete scelto come mascotte il riccio? Il riccio è un simpatico animale molto diffuso sul territorio e ha una caratteristica: si crede invincibile grazie ai suoi aculei. In realtà è la principale vittima della strada, e i ragazzi molto spesso si credono invincibili e in realtà, purtroppo sappiamo, sono spesso vittime della strada. E adesso, prima di dare la linea a voi, vi ricordo Terra Futura.